Problema con il microfono. Lo lasciamo sul tavolo. Bene, buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizia, mancavi l'appuntamento mattutino con l'informazione, vi chiediamo scusa per questo piccolo incidente tecnico che siamo riusciti a risolvere immediatamente. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme. In primo piano si discute ancora degli aiuti nei territori colpiti dalle alluvioni, ma noi vogliamo cominciare dalla cronaca locale con la vertenza Total che si è conclusa ieri grazie all'approvazione da parte di tutti i lavoratori dell'indotto dell'accordo di trattamento salariale raggiunto in Confindustria. Positivo anche l'esito dell'incontro in regione, entro un mese la convocazione del tavolo della trasparenza il cui rinvio aveva inasprito la vertenza. Sciopero sospeso e rimosso anche il presidio davanti ai cancelli del centro olio Tempa Rossa. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Con le assemblee dei lavoratori si chiude la vertenza degli addetti dell'indotto Tempa Rossa della Total, che hanno sospeso lo sciopero e rimosso il presidio davanti ai cancelli del centro olio di Corleto Perticara, a seguito dell'incontro in regione tra il neo assessore alle attività produttive Michele Casino, i sindacati, la compagnia petrolifera e Confindustria. Si è ripartiti dall'accordo sottoscritto ieri al tavolo della Confederazione Lucana degli Industriali relativo al superamento della disomogeneità dei salari percepiti dai 500 operai dell'indotto, equiparandoli a quelli dei 150 addetti dipendenti della multinazionale francese. Il tutto in relazione alla fermata quinquennale predisposta per le operazioni di sicurezza all'impianto. La riunione in regione è stata un punto di ripartenza, fanno sapere FIM, FIOM e WILM, utile a ribadire il rispetto degli impegni presi nell'ambito del patto di sito relativamente alla sicurezza e alla definizione del fondo sociale. Da parte dell'assessore Casino l'impegno a convocare il tavolo della trasparenza entro un mese. E cominciamo la nostra rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano appunto la vertenza Tempa Rossa, salari senza discriminazioni a Tempa Rossa, dunque torna il sereno, rientrata la protesta dei lavoratori dell'indotto, approvato all'unanimità l'accordo con Total, sancito il giusto riconoscimento economico per tutti i lavoratori durante i periodi di fermata dello stabilimento, ma si resta ancora in attesa del tavolo della trasparenza. Nella spalla ci sono le notizie ambientali, acque del Pertusillo declassate, questo invaso è da monitorare e lo vediamo lì nell'immagine. Saliamo nel taglio alto della Nuova, fine vita, 5 comuni dicono sì, Basilicata prima regione a ricevere il deposito della legge, il consiglio regionale potrà decidere ora su come garantire i pazienti. Tragedia Miglioni, con un 53enne muore scacciato dal suo trattore, viveva a Matera e non vedendolo rientrare la moglie aveva lanciato l'allarme, il corpo senza vita dell'uomo ritrovato dai carabinieri in contrada Acquaviva. Il monito del prefetto Campanaro ai 12 nuovi sindaci del Potentino, fare i puntati soprattutto sull'utilizzo virtuoso dei fondi del PNRR, siate i veri protagonisti della crescita delle vostre comunità e la vediamo qui, li vediamo qui nell'immagine, i sindaci neoeletti alle scorse amministrative insieme al prefetto di Potenza Michele Campanaro. Nel taglio basso Potenza, scale mobili tutte funzionanti, orario prolungato per vivere appieno la festa di San Gerardo, torna anche il maggio di Accettura, il rito arboreo tra i più antichi in Basilicata. Siamo allo sport, Serie C, al Potenza mezzo milione dal minutaggio e a breve diventa esecutivo il progetto Distinti, l'utilizzo degli under porta 527.000 euro nelle casse del club, nessuno come i rosso blu in tutta la Serie C Viviani, possibile cantierizzazione nel mese di luglio.
Andiamo avanti, questa è la pagina dedicata a questa vertenza che ha visto scendere davanti ai cancelli del centro estrattivo della Total i lavoratori, sia quelli dipendenti della società petrolifera, sia quelli dell'indotto, molti dei quali anche in somministrazione. Ieri mattina l'incontro in regione, nel pomeriggio in assemblea gli interessati hanno condiviso la linea di FIM, FIOM e WILM. Cifarelli, consigliere del PD, consigliere regionale del PD, il governo svolga un ruolo però più incisivo per non ritrovarci nella stessa situazione. La lezione di Mario Cucinella, Potenza e convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti, un confronto sulla sostenibilità ambientale nel campo dell'architettura. E andiamo avanti con la lettura delle pagine sulla Nuova del Sud. La regione convochi Stellantis, ancora le notizie dal mondo del lavoro, lettera al presidente Bardi della CGIL per sollecitare la riattivazione del tavolo sull'automotive. La richiesta giunge dopo il sit-in dei giorni scorsi davanti ai cancelli dello stabilimento di Melfi. I Nutella Biscuits trainano l'export. Il segretario regionale della UIL AWIL Gerardo Nardiello, la giunta regionale promuova una conferenza programmatica sull'agroalimentare, chiamando i grandi player del settore ad un confronto sui piani industriali a Balvano, dove è presente lo stabilimento della Ferrero. Il prodotto fa registrare un più 78,4% nel 2022. Continuiamo con la cronaca sindacale. La UIL di Basilicata prepara i futuri sindacalisti. A Melfi l'avvio dei seminari di studio dal titolo Go Beyond. Vittorio Laviano. Go Beyond è un ciclo di seminari di alta formazione che ha fatto tappa a Melfi. Circa 30 giovani aspiranti sindacalisti sono giunti in città da tutta Italia ed hanno seguito un seminario su transizione giusta e attuazione del PNRR. Ascoltiamo Roberto Campo del Centro Studi Nazionali della UIL, tra i coordinatori dell'evento. Sì, è un'attività di alta formazione che abbiamo dovuto interrompere a causa Covid e che adesso abbiamo ripreso. I temi che stiamo affrontando sono quelli della transizione ecologica e mettiamo in evidenza come non sia affatto scontato che si trovi un equilibrio fra diverse esigenze che vanno tutte salvaguardate, quelle ecologiche propriamente, ma quelle occupazionali, lavorative, e quindi nel nostro corso, che terminerà poi a Bruxelles, laddove si discutono gli strumenti europei per affrontare questi problemi, vuole appunto abituare a ragionare cercando punti di equilibrio fra esigenze non solo diverse ma talvolta contrastanti. Dunque non ci si improvvisa sindacalisti, ma si studia per diventarlo, e l'incontro di Melfi ne è l'esempio. Sì, esattamente, è quello in cui crede la UIL, investendo tra i suoi giovani sindacalisti e offrendogli occasioni di formazioni concrete, come quella di questo appuntamento del nostro percorso di Go Beyond che faremo qui a Melfi, anche visitando la realtà dell'indotto di Melfi, proprio per far conoscere ai ragazzi le realtà di questo territorio e la realtà che sta vivendo in un contesto dove la transizione purtroppo sta scontando dei costi sociali importanti che vanno affrontati e possono essere affrontati anche grazie al contributo dei nostri ragazzi che si confrontano con questa realtà di Melfi. Infine il segretario regionale della UIL, Vincenzo Tortorelli, che in Basilicata ha fatto gli onori di casa. Il futuro del sindacato si muove su tanti aspetti, dalle idee, le proposte, la contrattazione, ma se non investiamo sul ricambio generazionale, sulle competenze, i giovani formati, e oggi siamo onorati di ospitare qui a Melfi, in Basilicata, 30 giovani che arrivano da tutta Italia, dalle esperienze più diverse, dalle contaminazioni più diverse. E la discussione, il dibattito, il confronto, una formazione in work in progress, diciamo lavorando insieme, mettendo al centro i temi della transizione energetica, del PNRR, e siamo nella regione dove saremo coinvolti o travolti dalla transizione energetica, il petrolio, l'automotive, l'agroalimentare, le infrastrutture, la digitalizzazione, il ricambio generazionale anche qui nel mondo del lavoro, le competenze. Quindi Go Beyond traccia e cade in un momento
particolare per la Basilicata. Noi qui oggi non discuteremo, non affronteremo solo le criticità, ma saremo insieme con la segreteria nazionale, con la struttura nazionale, con le regioni per analizzare le possibili proposte, le soluzioni, chiederci cosa possiamo fare e dove possiamo andare. Bene, proseguiamo la nostra rassegna stampa, continuando a leggere il quotidiano La Nuova del Sud. Acque del Pertusillo declassate, preciso segnale di un invaso in sofferenza e da monitorare. Chi lo dice? Perrino del Movimento 5 Stelle, il DG di ARPAB, dice il consigliere regionale, ha fatto riferimenti alla presenza di idrocarburi al di sotto dei valori prescritti dalla norma. Allora che cosa succede? Andiamo avanti. Fine vita. Basilicata prima regione a ricevere il deposito della legge sul suicidio assistito, la proposta dell'associazione Luca Coscioni, grazie all'iniziativa di 5 comuni, Bella, Trecchina, Vietri, Rio Nero e Rivello. Grazie alla loro azione il Consiglio regionale avrà l'occasione di decidere su come garantire i diritti costituzionali dei pazienti in Basilicata. Andiamo nel taglio alto, muore schiacciato dal suo trattore, tragedia nelle campagne di Miglionico, perde la vita un 53enne residente a Matera, il decesso risale a giovedì, la moglie non vedendolo rientrare ne aveva denunciata la scomparsa. Precari Covid, nessuno resti escluso, la giunta regionale ha recepito parte delle richieste della FPCGL, ora si utilizzino tutti gli strumenti, giudizio positivo dopo l'audizione in quarta commissione, enorme risorse ci sono e serve personale nei presidi territoriali, lavoratori assistenza tecnica, la Filcom dopo il premio di risultato, tutelare il loro futuro. Andiamo avanti con i nostri contributi, sicurezza urbana, accoglienza migranti e gestione dei fondi del PNRR, tra i temi trattati a Potenza dal prefetto Michele Campanaro che ha convocato i sindaci eletti alle scorse amministrative. Sentiamo Celestino Benedetto. Alcuni di loro si erano già seduti al tavolo della Sala Italia della Prefettura. Insieme alle riconferme delle ultime amministrative, i sindaci neoeletti nei comuni della provincia di Potenza hanno incontrato il prefetto Michele Campanaro in uno spirito di collaborazione tra Stato e istituzioni locali. È l'occasione per fare agli amministratori, ai nuovi, anche ai confermati, migliori auguri di buon lavoro e quello di sindaco, un impegno importante per la crescita dell'intera comunità, come vado spesso ripetendo, loro sono il vero presidio della coesione sociale e quindi per questo motivo alle amministrazioni del territorio, ai comuni, occorre garantire sempre la massima vicinanza anche della istituzione. Della prefettura, della rappresentanza dello Stato. Presenti il sindaco di Atella Giuseppe Donato Telesca, quello di Forenza Francesco Mastrandrea, Viviana Cervellino, sindaca di Genzano di Lucania, Salvatore Falabella, giovanissimo primo cittadino di Lagonegro, Antonio Carretta, alla guida del comune di Lavello, Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, Teresa Colucci, che ha conquistato lo scranno di Pietra Pertosa, Antonio De Luca, sindaco di Pignola, e i sindaci di Ripacandida, Michele Donato Chiarito, di Ruvo del Monte, Pietro Mira, e di Sasso di Castalda, Rocchino Nardo, oltre a quello di Vaglio di Basilicata, Francesco Santopietro. Numerosi i temi affrontati, molti dei quali prerogative del rappresentante del governo nella vigente cornice normativa. È l'occasione di conoscere e approfondire alcuni aspetti, alcuni profili che possono essere ancora sconosciuti. Alla luce della riunione alla sicurezza urbana con il rafforzamento degli organici delle polizie locali, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il maggiore coinvolgimento delle stesse comunità locali sui temi della legalità. Non è mancato anche un focus sul tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, per la quale il prefetto ha chiesto il massimo impegno necessario a rafforzare la capacità dell'attuale sistema di accoglienza e far fronte ad un prevedibile incremento dei flussi nella stagione estiva. Ma la discussione si è focalizzata anche sui compiti del presidio territoriale unitario costituito di recente per il monitoraggio e i controlli dei finanziamenti del PNRR. C'è il tema del monitoraggio sui finanziamenti del PNRR.
PNRR, per cui abbiamo istituito tempo fa quella cabina, quel presidio territoriale insieme con la Ragioneria Territoriale dello Stato, che ha funzione di monitoraggio e controllo sulla spesa degli enti locali. Ecco, sono soltanto alcuni degli esempi che oggi in questo primissimo incontro portiamo all'attenzione degli amministratori locali. Siamo ancora sulle pagine della Nuova del Sud, ecco qui quella dedicata alla città di Potenza e tutta dedicata alle festività patronali, scale mobile tutte funzionanti, orario prolungato per vivere appieno la festa di San Gerardo. La novità, dopo anni torna il concerto in piazza, saranno le Lily Blade e Federica Carta a chiudere i festeggiamenti in onore del santo patrono. E poi ancora parata dei turchi, modifiche alla viabilità lungo le strade interessate dal passaggio per i disabili disponibili, il servizio di trasporto a chiamata. Siamo sulla pagina della cultura e degli spettacoli che ci propone il maggio di Accettur. Il suggestivo matrimonio è pronto per essere celebrato, due piante convoleranno a nozze dopo il loro trasporto in paese, un momento di straordinaria teatralità tra incitamento ed esibizioni di forza fisica, e ci sarà anche Clementino tra i festeggiamenti civili, pronto il suo concerto. Lo sposo il maggio è un cerro di grandi dimensioni che proviene dal bosco di Montepiano, la sposa la cima è una pianta di agrifoglio della foresta di Gallipoli Cognato. La compagnia Petra va a caccia di talenti, aperte due call per la selezione di progetti di residenza artistica da svolgere a Satriano, un bando è aperto ad artisti nazionali di danza e teatro, l'altro a emergenti lucani tra i 18 e i 30 anni. L'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza ha aperto per un giorno le sue porte alla cittadinanza in occasione della prima edizione della Notte degli Inventori. Presentati i risultati sviluppati negli anni durante le attività laboratoriali. Donato Carbonella. Prototipi, applicazioni utili e ingegnose anche per la vita quotidiana, tecnologia declinata in modi diversi e costruttivi, utilizzando apparecchiatura all'avanguardia in dotazione alla scuola. Gli studenti del triennio dell'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza hanno avuto modo di presentare i risultati delle attività laboratoriali messe in campo negli anni in occasione della prima edizione della Notte dei Ricercatori. Porte aperte ai visitatori dunque, che attraverso un percorso guidato hanno ascoltato gli studenti illustrare gli elaborati tecnici. L'abbiamo chiamata la Notte degli Inventori proprio per dare lustro anche a tutte le attività che hanno fatto e a tutto ciò che hanno realizzato. Davvero tante le invenzioni presentate, semplici all'apparenza ma con una struttura tecnologica alle spalle non scontata. Robot, un'auto a trazione elettrica, un selettore ottico, un sistema di parcheggio smart, la realtà virtuale applicata al lavoro, una tavola vibrante per lo studio dei terremoti e tanto altro. È un sistema di temperatura che controlla la temperatura in un forno, e questo che è possibile grazie al trasduttore, che sarebbe il PT100, che acquisiamo la temperatura grazie a un circuito e tramite l'USB 6008 viene riportato sulla nostra interfaccia grafica fatta attraverso l'hub Windows. Fatto questo, abbiamo fatto sempre con l'USB 6008 un circuito che ci permette di generare una tensione e quindi di attivarla e disattivarla sotto e sopra i 50 gradi. Si tratta di una casa domotica, questa casa domotica ha la particolarità. Questa casa domotica possiamo comandarla tramite l'ausilio di un comando manuale, tramite l'ausilio anche di un tablet che abbiamo realizzato appunto un'app, e questa app ci pretende appunto un comando tecnologico. La saldatura in realtà virtuale è un ottimo modo per apprendere questa lavorazione, poiché si permette di imparare in maniera sicura e senza spendere uno sproposito in materiale. Questo è l'EC14, acronimo di Electric Car 2014, è una vettura a trazione totalmente elettrica con due motori elettrici dalla potenza complessiva di 680 watt e sono alimentati da due batterie al gel da 12x100 ampere l'una. Questa vettura ha un impianto frenante a disco all'anteriore, mentre nel posteriore utilizza due motori elettrici per rallentare e raggiunge la velocità complessiva di 50 km orari, che però tramite un manettino e un interruttore sono limitabili a 20. Durante la giornata presentato il progetto Erasmus Energy Helps Strong Economy, di cui l'istituto è coordinatore e che ha permesso agli studenti di confrontarsi nei tre anni di attività con i colleghi europei sul tema delle green energy.
Ormai i progetti Erasmus per quanto ci riguarda sono una costante, perché cerchiamo di mandare quanti più ragazzi possibili in giro per l'Europa, perché hanno la possibilità innanzitutto di perfezionare, diciamo, la lingua inglese, e poi soprattutto perché hanno la possibilità di lavorare su progetti che sviluppano insieme ai ragazzi delle altre nazioni. Lo sport sulla nuova Calcio Serie C Potenza, tanti motivi per sorridere, lavori distinti. La prossima settimana verrà reso esecutivo il progetto cantierizzazione a luglio. Intanto escono i primi dati sul minutaggio ai rossoblu, 527.000 euro di bonus per l'utilizzo dei giovani. E a proposito di giovani, nel baseball, scudetto in salsa lucana, l'Istituto Comprensivo di Rivello e Lagonegro è campione d'Italia, ha conquistato il titolo tricolore dei campionati studenti a Roseto dell'Atletica. Si corre per il secondo Memorial Macchia. Brienza prepara la gara che vale come terza tappa del Lucania Run, un tracciato di 7,2 km per gli agonisti e gare promozionali per bambini e anche ragazzi. Andiamo a leggere il quotidiano del Sud, l'apertura è dedicata alla questione della cava del Sole a Matera, il conto dei giorni non torna, lo scrivono i tecnici del comune dopo un sopralluogo dell'8 maggio scorso. Servono 10 giornate per la progettazione, 20 per l'affidamento e 45 per l'esecuzione, anche soltanto le ferie si arriverebbe a fine agosto. Al momento è difficile dunque immaginare una chiusura dei lavori prima del 15 luglio, quando dovrebbero partire i concerti. Con Total Tempa Rossa i lavoratori approvano l'accordo. A Miglionico un'altra tragedia nei campi, trovato morto sotto il trattore. Il 30 maggio il concerto di Bledi e Carta chiuderà la festa di San Gerardo. Raccolte 2000 firme a Matera per il Palombaro, porterà il nome di Acito, anche Bennardi dunque. Ha rischiato il saccheggio, la banda dei Tombaroli con molti lucani puntava ai tesori di Contrada Barone. Il caso, nuovi particolari emergono dall'ordinanza dell'inchiesta della Procura di Trani. Serie C, minutaggio per gli under, il Potenza quarto in Italia. E prima di andare a leggere la stampa nazionale, ci sono le previsioni meteo di questa giornata. Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Possiamo notare ancora l'anticiclone molto più a nord, con i massimi tra isole britanniche, Paesi Bassi e Germania. Sul Mediterraneo quindi proseguiranno queste infiltrazioni di aria molto umida in quota. Ecco gli effetti, una giornata di sabato al mattino variabile, qualche residuo fenomeno in prima mattinata sul nord-est e poi migliora. Durante il pomeriggio temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese e poi lungo tutta la dorsale appenninica, con parziale estensione dei fenomeni alle coste del Basso Tirreno. Ecco qui difatti una situazione di tempo soleggiato durante il pomeriggio, ma i temporali a ridosso delle Alpi, la pianura piemontese e, dicevamo, dorsale appenninica con coinvolgimento delle coste del Basso Tirreno e Sicilia Ionica. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Le notizie dall'Italia e dal mondo sui quotidiani nazionali. Repubblica apre il suo giornale, l'edizione di oggi, con il PNRR. Banche in soccorso, il recovery arenato, gli istituti di credito pronti a sostenere le imprese per superare i ritardi. La Corte dei Conti, speso un sesto dei fondi UE in 4 mesi, investiti soltanto 1,1 miliardi. E ambiente, scuola quasi a zero, la sanità all'1%. Il Fondo Monetario Internazionale a rischio la ripresa, alluvione bozza del DL, manager commissario e controllo alla Premier. Cina e Papa, le missioni di pace che non riescono a frenare la guerra. Andiamo sul Corriere.
della sera. Ucraina, prove di trattativa, proposta dell'inviato di Xi e missione del Vaticano, ma i raid continuano. Pechino, tregua se Putin mantiene le aree conquistate, gelo di Kiev e alleati, e Mosca apre a Zuppi. L'alluvione, grave rischio di contagi, fondi ore per 6 miliardi, a Conselice scatta l'evacuazione, rischio sanitario grave per questo. Conselice invasa di acqua putrida e maleodorante, viene evacuata per l'Emilia Romagna 6 miliardi dal PNRR. Sulla Stampa, apertura dedicata alla finanza, tasse e pensioni, promesse impossibili. Anche il Fondo Monetario Internazionale boccia le riforme, stretta sulla previdenza, flat tax irrealizzabile, va ridotto il debito, nuovo stop dopo UE e Banca Italia. La Premier alle imprese, voglio rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Approfondiremo questa notizia poi sul Sole 24 Ore, sul Libero. L'uomo di Prodi si dimette, sinistra accolta con le mani nel sacco, Levi lascia l'incarico alla Fiera di Francoforte dopo lo scoop di Libero sull'appalto alla società belga in cui lavorava il figlio. Sul Giornale, lo scudo della Meloni contro nuove tasse, influenze straniere, il Fondo Monetario Internazionale chiede di alzare ancora le imposte, ma il governo vanno abbassate, eredità grillina, abbiamo il record di inattivi. Sul Fatto Quotidiano, si attacca Bonaccini, fa un'altra alluvione di cemento in Emilia Romagna, nuova autostrada, raccordi e tangenziali, dunque questi i piani del Presidente della Regione. Il piano trasporti, tutto asfalto a zero, mobilità sostenibile, più 69,9% di crescita per auto e moto, ma soltanto più 8,6% per treni e autobus. Sulla Verità, ora Ursula insulta le vittime, più verde sul Po e meno dighe, Emilia Romagna dopo il danno la beffa, la von der Leyen straparla di solidarietà, in colpa il riscaldamento globale per i danni dell'alluvione, dice col PNRR via il cemento dal Po, lasceremo spazio alla natura, l'esatto opposto di ciò che chiedono invece i sindaci. Provano a salvare Speranza e Company dal processo, lo scrive il direttore della Verità, in Italia un processo non si lega mai a nessuno, ricordo che dopo il terremoto dell'Aquila furono messi sul banco degli imputati componenti della commissione. Sul Manifesto, inconcepibile la decisione del CDA dell'AIFA di non approvare la gratuità della pillola anticoncezionale, scatena una guerra interna all'agenzia del farmaco, proprio ora che il governo ha già deliberato la sua riforma centrando il potere nelle mani del presidente. Nipro, razzi sull'ospedale, 2 morti, 31 feriti fra cui 2 bambini nel bilancio provvisorio dell'attacco russo all'Ucraina. Sul Avvenire, barlumi di pace, Mosca valuta positivamente l'iniziativa del Papa, Kiev una conferenza a luglio, la Cina spinge per una tregua senza ritiro russo, posizioni lontane e bombe a Dnipro. Primi segnali di accoglienza per la missione del Cardinal Zuppi, Parolin, percorso da agevolare. E poi ancora l'alluvione, i danni in Romagna, l'Unione Europea 6 miliardi per la prevenzione, Conselice allagata, evacuazioni e anche vaccini, lo leggevamo prima, per il rischio epidemia. Meloni avanti sul taglio del cuneo, la sfida è renderlo più ampio e strutturale. Preziosa la visita di Ursula von der Leyen in Romagna, dalla UE flessibilità sui fondi con Macron, incontro concreto, i rapporti tra l'Italia e Francia non cambiano, presidenzialismo e autonomia sono le riforme del centrodestra. E le faremo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che riporta sull'edizione di oggi un'intervista esclusiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista della finale del Giro d'Italia proprio a Roma. Il mio sport, il mio giro, parla il Presidente della Repubblica. Giocavo a tennis, tifavo per Bartali, amo la pallavolo e domani premierà la maglia rosa a Roma. Ma vediamo chi ci potrebbe arrivare all'ultimo secondo. Thomas avanti di 26 secondi su Roglic, decide la Crono Cairo, che show! E poi c'è il calcio, Lukaku, finale thriller, il Chelsea lo richiama dal prestito, vertice con Marotta dopo Istanbul, stasera Inter-Atalanta per il posto in Champions. E c'è un'altra intervista, quella a Balotelli in vista della finale di Champions tra Inter e Manchester City. Haaland è formidabile, dice, con il City io punto su Dzeko. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, dunque questo primo appuntamento con l'informazione
informazione sulla nuova TV che torna con i nostri TG Flash di metà mattinata, prima del TG in studio, quello delle 13.50. Da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi un buon weekend e un buon proseguimento di giornata.